montagne che finora ci hanno divisi devono unirci per il nostro futuro. Con gli incentivi statali, regionali ed europei 2014-2020 potremo modernizzare viabilità, scuole, sanità, turismo, agricoltura e infrastrutture. Buonasera, siamo qui a Castelsilano come comitato organizzatore della fusione dei tre comuni Cacuri, Cerenzia e Castelsilano, e qui abbiamo il presidente del comitato, l'avvocato Teodoro Angotti, al quale chiedo subito quali sono i lavori svolti finora da questo comitato. Allora, innanzitutto tengo a precisare che più che un presidente sono un coordinatore e mi ritengo un coordinatore a pari di tutti gli altri, nel senso che coordino l'azione di tutte le persone che partecipano al comitato. Il comitato è un comitato, come dire, provvisorio, promotore di questa attività per giungere a questo progetto definitivo della fusione di questi tre comuni, e sarà aperto nell'immediato a chiunque voglia farne parte. La cosa che ho tenuto a ribadire già nella prima intervista, nella prima riunione a Cacuri, è appunto questo, che il comitato, che adesso è di 12 e ci sono dei gruppi di lavoro che stanno lavorando, c'è il gruppo di lavoro che si sta studiando e informando sulle procedure legislative, c'è un gruppo di lavoro che segue la comunicazione e l'immagine per promuovere il comitato, c'è un gruppo di lavoro per i rapporti con le associazioni, con i sindaci, che sono i soggetti che prossimamente sono già stati contattati formalmente, però verranno contattati formalmente per partecipare alla prossima assemblea, che è una tappa fondamentale ed importante, che ancora non è stata definita la data e dovrebbe essere tra Natale e Capodanno. Va bene, quindi si andrà a questa assemblea per aprire alla popolazione, alle popolazioni dei tre comuni, il comitato. Ma prima di giungere all'assemblea, ritiene importante coinvolgere le istituzioni locali, le associazioni di categoria, le associazioni culturali, insomma tutto ciò che rappresenta il territorio? Questo è fuori di dubbio, l'abbiamo detto già tante volte, l'ho detto nella prima intervista, lo sto dicendo anche questa sera. Saranno contattate tutte le associazioni di tipo culturale, turistico, sportivo, ricreative, e i tre sindaci dei comuni e anche i consiglieri comunali, chiunque possa dare una mano a questo progetto che ha bisogno di tutti i cittadini, perché come dice la Costituzione, la procedura per giungere alle fusioni è quella di sentire le popolazioni. Questo comitato ha solo un ruolo di aver buttato la pietra nello stagno, poi la pietra irradia i raggi e deve coinvolgere la totalità dei cittadini nei tre comuni. Va bene, quindi l'obiettivo è arrivare alla fusione con il massimo coinvolgimento di tutti i cittadini dei tre comuni. Certamente, lo prevede la legge. Questo è un primo obiettivo. Il secondo obiettivo più importante, penso, sia quello poi di promuovere attraverso la fusione lo sviluppo del nostro territorio. Come? Chiaramente, oltre ai vantaggi che ci sono sia per l'efficientamento dei servizi che per l'organizzazione gestionale amministrativa sul territorio, oltre che i finanziamenti che verranno da regione e dallo Stato ai comuni che si fondono, c'è un discorso che uno degli atti che dovrà essere fatto proprio per creare sviluppo sul territorio è quello di individuare dei punti forti e trainanti nei vari comuni. Per esempio, io penso che da decenni si parla delle terme e Scaccuri è il comune che ha questa potenzialità. E a Cerenzia magari c'è il discorso di Acerenzia, Cerenzia Vecchia, il museo, e lanciare questa realtà storica. A Castelsilano ci sono per esempio le grotte classiche, oppure successivamente saranno i nuovi amministratori ad individuarne altre possibilità di sviluppo, perché una parte delle risorse che giungeranno in questi comuni grazie alla fusione dovrà essere
come dire, deve essere investito, deve essere utilizzato per creare lo sviluppo, perché uno degli scopi di questa fusione è appunto evitare lo spopolamento di queste terre, favorire lo sviluppo affinché la gente abbia la possibilità di rimanerci. E quindi è un discorso complesso ed ampio che per me, che ho avuto questa idea, per quelli che stanno collaborando con me nel comitato, e mi auguro che verranno tutte quante i cittadini, è il primo obiettivo, perché le zone interne si stanno spopolando, questi paesi sono deboli economicamente, sono deboli demograficamente, perché dove non ci sono persone non si può parlare di sviluppo economico, non si può parlare di crescita, non si può parlare della presenza umana proprio sul territorio, e viene abbandonato anche proprio dal punto di vista idrogeologico, stradale e strutturale in genere. Quindi, sintetizzando, possiamo dire che l'obiettivo della fusione, oltre a quella della razionalizzazione dei servizi, dei risparmi, del miglioramento e ampliamento dei servizi, è soprattutto quella di promuovere lo sviluppo delle risorse che nei tre comuni esistono e che attualmente, per mancanza di risorse, non sono adeguatamente valorizzate. Possiamo concludere così? Sì, certamente. Grazie, sì. Buonasera. Buonasera.